Live Social. Di nuovo in onda, cari amici di Live Social, sempre qui su Radio News 24. Andiamo a salutare Maria Nuzzo, che è con noi in collegamento telefonico. Ciao Maria. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao Maria, benvenuta a te qui su Live Social. Allora, con te affronteremo un argomento che è il CrossFit. Raccontaci un po' che cos'è il CrossFit. Allora, il CrossFit è una metodologia di allenamento che ha come presupposto quello di offrire un percorso di sviluppo completo di tutte quelle che sono le abilità fisiche, mediante dei movimenti funzionali costantemente variati e eseguiti ad alta intensità. Perché movimenti funzionali? Perché sono simili o identici a quegli schemi motori che usiamo nella vita quotidiana, come per esempio poter correre, saltare, sollevare, e quindi che sono sicuri ed efficaci. È un'attività fisica adatta a tutti, Maria? È adatta a tutti, infatti, è per tutti. Tanto è vero che il mio concetto di CrossFit riportato nel mio box a Cefalù è proprio quello di raggruppare tutte le persone, di prendere tutte le persone. CrossFit Reginella, che è il mio box a Cefalù, infatti si distingue proprio perché tratta CrossFit Kids, CrossFit Teen, CrossFit Senior, parte dai bambini da 6 anni fino ad arrivare alle persone grandi di 60-65 anni. Adatta a tutti perché c'è niente che il nostro corpo non sappia fare, l'importante è farlo nel modo giusto. I movimenti vengono strutturati in modo tramite un metodo coerente che è il BOD, workout dell'allenamento del giorno, e ogni giorno c'è un BOD diverso. Per quanto riguarda i bambini, è un modo di giocare. Loro acquistano, vengono ad avere a che fare con il CrossFit attraverso il gioco, dunque per loro è un continuo giocare, e attraverso esso riescono ad acquisire quelli che sono i movimenti che poi in futuro gli serviranno per poter fare il CrossFit vero e proprio, cosa che si accingono a fare i teen e poi faranno padronanza vera e propria i grandi. Certo, quali sono i benefici del CrossFit, Maria? Oltre a quello per un buon risultato a livello fisico, anche per uno stile di vita, migliorarsi, diventa anche una forma mentis, riuscire a superare i limiti, riuscire a raggiungere un obiettivo. Alle volte il CrossFit diventa anche un elemento di motivazione per andare avanti. Si cresce anche a livello psicologico, soprattutto a livello psicologico. Le persone iniziano a capire che non c'è una cosa più bella che trovare se stessi, vivere bene. Anche il concetto di alimentazione è fondamentale per il CrossFit, perché se voglio raggiungere un buon risultato fisico, l'alimentazione è fondamentale, e dunque noi anche con i bambini cerchiamo di parlare spesso di alimentazione. Certo. Il concetto appunto del CrossFit non è quel di avere soltanto un risultato estetico, ma anche una crescita psicologica. Più delle volte non si riesce a fare più non si riesce a fare a meno del CrossFit. Non ti nego che io le più belle soddisfazioni le ho avute proprio con persone grandi di una certa età che sono riuscite a fare qualcosa che per loro era impossibile, come per esempio mettersi, fare una camminata al muro, mettersi in verticale.